merito alla decisione di costituire l'Unione di Comuni Terre di Frontiera quando è nata 10 anni fa, soprattutto per volontà di 5 sindaci, comuni limitrofi, confinanti, che avevano già in essere una serie di convenzioni o di consorzi per l'espletamento di servizi di utilità collettiva comune, tipo il consorzio di polizia, di vigilanza, di polizia locale. Ci si è domandati più volte cosa possiamo fare per migliorare la qualità e risparmiare. Migliorare la qualità perché i nostri vigili erano primariamente impegnati in servizi di tutt'altra specie, per esempio venivano i vigili, facevano i messi, facevano gli autisti dello scuolabus, ecco, e in più, non essendo tutto, sempre restando tutti i vigili in capo ai comuni di assunzione, è chiaro che si trovavano per svolgere l'attività in orari extra lavoro, quindi anche in condizioni magari psicofisiche non ideali da questo punto di vista. Questo è stata la scintilla che ha fatto scattare questa idea, e pian piano, parlandone, valutandone, dopo aver commissionato uno studio di fattibilità sulla possibilità per i nostri territori di associarsi in questa forma nuova di organizzazione locale, sicuramente è nata l'idea, la consapevolezza che solo mettendo in comune servizi per i quali ciascun comune spendeva risorse non da poco e anche di responsabilità di servizio molto elevate, il metterle insieme sotto forma di unione avrebbe dato sicuramente dei risparmi e del miglioramento qualitativo. Dunque, ad oggi l'Unione di Comuni Terre di Frontiera gestisce in nome per conto dei 4 comuni di cui ne fanno parte tutti i servizi ormai, quindi abbiamo trovato la forza e il coraggio di i sindaci, gli amministratori, di trasferire tutti i servizi all'Unione, che decide in nome per conto dei rispettivi comuni. L'unico servizio ancora rimasto ai singoli comuni è il servizio tecnico e l'urbanistica, ma per una ragione importante, perché i tempi di approvazione dei singoli piani di governo del territorio dei 4 comuni sono differenziati. 2 comuni su 4 hanno già adottato il piano di governo del territorio, gli altri 2 lo stanno oggi attuando. Nel momento in cui avremo tutte e 4 i piani di governo del territorio approvati, quindi tra qualche mese, la questione si risolverà entro quest'anno, per cui avremo anche l'ufficio tecnico in unione, e allora cominceremo ad averne anche dei benefici importanti. Per esempio la parte tecnico-manutentiva, ecco, provate a immaginare dover fare delle gare d'appalto per la manutenzione del verde, per esempio, piuttosto che la riparazione delle strade, con un unico appalto che riguarda 4 comuni. Sicuramente avremo la possibilità di avere delle offerte migliori, quindi non si poteva né si può parlare di chiusura di municipi, dei palazzi, residenza del Consiglio Comunale, proprio perché i municipi devono continuare ad essere quei luoghi di erogazione dei servizi il più possibile, quindi qualitativamente importanti a favore della popolazione. L'unione di comuni fa sì, tra l'altro, che il singolo residente di un comune
può usufruire di servizi alla persona, servizi propri, anche erogati nei comuni, nei palazzi comunali di altri comuni. Non scompaiono i comuni, ma i comuni diventano sempre più erogatori di servizi. Faccio un esempio banale: per il comune di Uzzate Trevano 10 anni fa avevamo un solo assistente sociale a tempo parziale, part time. Oggi l'Unione ha 3 assistenti sociali a tempo pieno che possono tranquillamente utilizzare i palazzi comunali di ciascun comune ed aprire sportelli di ricevimento della popolazione, quindi sicuramente migliorato in termini numerici e in termini anche di qualità.